Sono Giovanni Coda, sono un regista cinematografico, fotografo e nonché autore italiano e sono qua al festival ho fatto l'opening praticamente col mio ultimo lavoro, Xavier. Allora, il mio film Xavier è praticamente la storia di Xavier Jugelé, praticamente prende spunto dall'attentato del 20 aprile dell'anno scorso, appunto, ieri ricadeva l'anniversario della morte appunto di Xavier. Prende spunto da questo grave episodio, comunque un atto terroristico, e l'abbiamo realizzato per mantenere un attimo la memoria appunto di questo ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, probabilmente della sua vita, un paio di giorni prima delle vacanze, tra parentesi, e nasce dalla lettera che il suo compagno, Tjerk Adils, durante le esequie di Stato, che Hollande appunto ha permesso, da questa lettera molto toccante che appunto è stata letta dal suo compagno e che ascoltata più volte, comunque magari non di primo acchito, ma ascoltata parecchie volte, si rivela essere una lettera pubblica, perché viene letta di fronte a tutte le autorità francesi, e in realtà è una lettera privatissima, una lettera d'amore privata che Cardis legge per il suo compagno che appunto di punto in bianco nella sua giornata di lavoro, quindi durante il servizio praticamente, scompare, muore, e quindi rimane la persona da sola, rimane una persona sola in casa che rientra e dice appunto un pezzo del testo, dice io rientro a casa senza di te e questa sensazione è probabile che non la cancellerò mai dalla mia vita. Questo ha mosso poi la realizzazione del film, questo omaggio che noi facciamo alla memoria di questo poliziotto, ma di quest'uomo e anche di questo attivista. In 8 minuti, appunto, non raccontiamo il fatto in sé, raccontiamo del fatto pubblico, ci interessa relativamente poco dell'attentato, ci interessa invece quello che era la quotidianità e che cosa rimane poi quando una tragedia così grossa colpisce una coppia, in questo caso omosessuale, e rimane qualcuno a vegliare su di te comunque. Ah, il festival, questa è la terza volta che io vengo al festival e per la terza volta, appunto, presento quasi in anteprima un mio lavoro. In realtà ho presentato due anteprime nazionali, ho presentato il Rosa Nudo, presentato da Giovanni Minerba nel 2013 e poi abbiamo presentato nel 2016 Bullet to Death, sempre presentato da Giovanni e sempre in anteprima nazionale. Insomma, le due premiere nazionali le abbiamo fatte qua, eseguite qua a Torino, all'epoca del TGLFF, adesso siamo all'Overfilm Festival, quindi questa è la nuova connotazione, al nuovo profilo appunto di questo festival. Chiaramente per me è sempre un onore partecipare a questa manifestazione perché diciamo che mi ha portato benissimo comunque. Una volta fatta la presentazione nel 2013 il film decollò a livello internazionale, sto parlando del Rosa Nudo, e vinse 12-13 premi internazionali, fece 27 official selection. Una cosa che chiaramente nessuno di noi si aspettava, bissata poi da Bullet to Death, che appunto Giovanni presentò proprio qua in anteprima, e adesso anche Xavier, purtroppo noi l'abbiamo finito l'anno scorso, coincideva, le riprese non erano neanche iniziate, abbiamo finito a settembre del 2017, e quindi insomma siamo qua però appunto Giovanni ci ha voluto qui per l'anniversario, Giovanni e Irene ci hanno voluto qua per l'anniversario appunto della morte di Giuliano. Allora, il cinema come militanza e come forma di attivismo. Io ci casco dentro a pennello, praticamente. Io ho fatto dei lavori su Pierre Selle, deportato omosessuale negli anni 30, praticamente, insomma, alla fine degli anni 30. Ho lavorato su Jamie Rottmeier, quindi bullismo, e sono tutti lavori molto pesanti, comunque, da portare avanti dal punto di vista produttivo, soprattutto. E poi i film sono andati benissimo a livello internazionale, sono andati benissimo anche a livello nazionale, abbiamo avuto riconoscimenti ovunque, anche Xavier lo è. Un film di militanza. I miei film sono molto politici, comunque, per quanto siano anche molto artistici, vengono definiti così, non li definisco io. E quindi sì, certo che è importante. La gioiosità, anche quella, fa parte del nostro essere, comunque, non necessariamente se si trattano temi comunque di una certa gravità, di una certa rilevanza comunque sociale. E questi devono essere sempre trattati in maniera opprimente, comunque. Noi, per esempio, io non lo faccio, io non sono un uomo didascalico, per esempio i miei film non hanno mai una narrazione che corrisponde alle immagini, quindi non metto mai in mostra il dolore, probabilmente, non l'ho mai fatto. Lo faccio seguendo una linea che può essere la linea del cinema sperimentale anni 70, comunque, o comunque proprio della sperimentazione
dell'avanguardia performativa, però sì, ci sta, e anzi, quello che posso dire in chiusura appunto di questa intervista è che a maggior ragione bisogna lottare ancora di più perché il cinema diventi militanza, perché siamo destinati a sparire fra un po'. Questo è il punto, a noi non ci produce più nessuno, l'abbiamo già discussa questa cosa in altre sedi, in altri festival, e quindi questi festival hanno come obiettivo non semplicemente accendere le luci e spegnere le luci su un problema, ma mantenerle accese, soprattutto le luci sul problema, in modo tale che tutti gli artisti LGBT, e in questo caso mi ci metto anch'io, e i militanti possano comunque continuare a raccontare le nostre storie, a mantenere vivi i nostri ricordi e portare avanti la nostra ideologia, comunque il nostro saper vivere, il nostro voler vivere, anche all'estero, nella migliore delle condizioni possibili, non dovendosi arrabattare a destra e a sinistra, cercando appunto di raschiare delle cose che poi sono i diritti comunque. I diritti non vanno raschiati.